che cambia siamo noi. Made in Terra è una startup innovativa. Noi siamo un gruppo di 4 persone e stiamo cercando di immaginare un'edilizia al femminile. Io lavoro con 3 ragazze, 2 architetti e un ingegnere informatico. Abbiamo delle soluzioni per la casa, per l'edilizia. Materiali fondamentali che usiamo sono cacciopesto, terra cruda, canapa, paglia. Il cuore di Made in Terra è un'innovazione biotecnologica, nel senso che andiamo a fare un trattamento di mineralizzazione di qualsiasi fibra vegetale, può essere di canapa, di paglia, di foglie di ulivo, di trinciato, di alberi, di qualsiasi albero comunque. Utilizziamo la canapa per fare cappotto termico, termointonaco, sottofondi, sottotetti, oggetti di arredamento. Ci siamo avvicinati alla canapa perché in Puglia sono 3 anni che c'è, a Crispiano, provincia di Taranto, c'è un impianto di prima trasformazione della canapa, dove stanno coinvolgendo sia la parte dell'agricoltura e poi anche della parte della trasformazione. Quindi noi prendiamo il canapolo trasformato e lo lavoriamo in pratica. Quindi per noi era fondamentale poter lavorare insieme a questo impianto. I costi nella realizzazione di una casa passiva sono uguali a realizzare una casa in laterizio, in cemento. Il vantaggio è che si ha una casa con delle prestazioni energetiche alte e i materiali sono naturali, quindi hanno un ciclo di vita all'infinito. Si possono mettere in opera, si possono smontare, tritare e ricomporre. E in più hanno delle prestazioni che sono di tutto conto. Noi non facciamo muovere le merci, ma ci spostiamo noi, cioè nel senso andiamo noi sul posto e sul posto insieme al committente organizziamo i materiali, la terra è dappertutto, l'argilla è dappertutto, la calce è dappertutto, cioè dappertutto troviamo i materiali che ci servono poi. Io provengo dal design dell'industria, ho lavorato sempre come progettista di gioielli, oggetti di arredamento, borse. La mia esperienza è stata di andare a investigare, di voler capire la casa fondamentalmente. Ho iniziato a studiarmi tutta l'opera vitruviana e con Vitruvio sono risalito un po' a tutti i materiali che state vedendo. Vitruvio 2000 anni fa già operava negli edifici con la terra, con la paglia, con la canapa, col cacciopesto. Sono materiali che hanno 2000 anni di storia e noi facciamo le case vitruviane, sì, nel senso che i materiali, le ricette, la tecnica che Vitruvio ci ha donato, noi le abbiamo riimmaginate e li stiamo proponendo. Mi piacerebbe tantissimo che si mette in evidenza sempre più la crescita consapevole. L'Italia che cambia è la speranza della parte buona, della parte legata alla creatività, alla fantasia, al benessere. Sono cose che noi abbiamo dentro di noi. Abbiamo una cultura storica che dobbiamo salvaguardare e dove possiamo attingere tantissimo comunque. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia.